Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. Il produttore di materiali da costruzione Holcim ha fatto una donazione per un totale di 500.000 di cune all'ospedale generale Dottor Ivo Pedisic di Sisak. Tali fondi verranno utilizzati dall'ospedale generale di Sisak per la ristrutturazione urgente del reparto di chirurgia danneggiato durante il terremoto avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno. I lavori di ristrutturazione sono urgenti, dato che ben 63.000 persone all'anno dipendono da questo stabilimento e dai servizi sanitari che esso offre. Come ha riferito Tomislav Dujmenović, che è il direttore generale dell'ospedale, l'edificio in questione ospita un reparto soggiorno temporaneo, l'ambulatorio chirurgico e l'ospedale diurno, ma anche oltre a 13 diversi ambulatori specialistici. Questa donazione sarà utilizzata per il restauro urgente di elementi non strutturali dell'edificio, come per esempio delle sale operatorie, delle unità di terapia intensiva e di altri ambulatori che sfortunatamente, come sappiamo, sono stati distrutti durante il sisma. Inoltre, l'azienda Holcim si era organizzata subito dopo il terremoto fornendo il suo aiuto immediato. 50.000 cune donate alla Croce Rossa croata, destinate all'acquisto di cibo ed altri prodotti di prima necessità per l'aiuto ai terremotati. Da gennaio, tramite il nostro cliente partner, che è il magazzino di materiali edili Exco Sisak, abbiamo donato diverse quantità di cemento in sacchi per un totale di 152 tonnellate, destinato alla ristrutturazione di case ed edifici agricoli, affinché possano ricominciare a lavorare il prima possibile. Oltre a Holcim, hanno contribuito alla donazione per l'ospedale anche i produttori di cemento, calcestruzzo e aggregati, provenienti da 4 paesi stranieri quali Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Come ci riferiscono da Holcim, sono molto orgogliosi dei paesi che si sono uniti ed hanno dato il proprio contributo a questa iniziativa. Molti tra loro conoscono bene la Croazia, ci vengono per le vacanze, la tengono a cuore e hanno subito cavalcato quest'onda di aiuto solidario. Speriamo che la salute ci assista tutti e che gli ambulatori chirurgici vengano utilizzati per preservare la salute e quindi auguriamo agli abitanti della zona di Banja una vita tranquilla senza timore di nuovi terremoti. Il titolare del progetto è la Fondazione per l'incoraggiamento del partenariato e lo sviluppo della società civile, che attuerà il progetto in collaborazione con l'Associazione di Cultura Tecnica di Pola, Agenzia per lo Sviluppo dell'Istria, Società Matematica Istria, Società per la Robotica Istria, Centro di Educazione Marittima, Facoltà di Scienze Naturali, Università Juraj Dobrila e la città di Pola. Questo progetto mira principalmente a responsabilizzare e organizzare le organizzazioni della società civile per lavorare meglio, svolgere attività con bambini e giovani e divulgare lo STEM attraverso le loro attività. La parte più importante del progetto, che avrà un valore duraturo, è il futuro giardino della scienza, che sarà allestito nel centro storico dietro l'edificio della comunità di cultura tecnica, con molte diverse attrezzature interattive modellate sul parco scientifico di Oroslavlje. In questo giardino della scienza soprattutto i bambini avranno l'opportunità di essere educati con il progetto STEM, per imparare alcune cose di cui la società ha bisogno, qualcosa che dia nuovi valori. Questo è l'inizio. Devi impiantare qualcosa molto presto nel bambino in modo che possa crescere in qualcosa in seguito. La società trarrà beneficio da tutto questo. Il progetto prevede anche di allestire uno spazio denominato Fab Lab, in modo che i bambini e i ragazzi possano imparare ad utilizzare diverse macchine moderne. Il precessore di questo progetto è stata l'apertura del Centro per la Divulgazione Scientifica nel 2015, nella comunità di cultura tecnica di Pola.
prošlo 5.500 učenika iz cijele Istre. Circa 5.000 alunni da tutta l'Istria hanno visitato questo centro. Speriamo che anche i bambini vengano nel nuovo giardino. Vengono da tutta l'Istria, vengono in gita a Pola e poi visitano questo laboratorio attrezzatissimo. Fanno esperimenti di fisica e chimica. Non tutte le scuole sono così attrezzate, quindi abbiamo offerto loro questo centro di divulgazione. Uno dei partner del progetto è la città di Pola. Il vice sindaco Ivona Mocenic ha sottolineato la sua importanza per la divulgazione delle scienze naturali, matematica, ingegneria e tecnologia. Riteniamo che la divulgazione del progetto STEM tra i bambini in età prescolare sia estremamente importante, perché in questo modo incoraggiamo l'interesse dei bambini per la scienza attraverso vari laboratori, mostre, spettacoli, eccetera, che è estremamente importante. Con le migliori attrezzature e le novità che ci saranno in questo settore, sono profondamente convinto che riusciremo a influenzare ulteriormente la motivazione dei nostri più piccoli concittadini ad amare l'area STEM e questa area della scienza. Il progetto dovrebbe essere realizzato nei prossimi 2 anni, ma il Giardino della Scienza dovrebbe essere operativo tra 1 anno. Il valore del progetto è di quasi 2,5 milioni di cune ed è finanziato al 100% dal Fondo Sociale Europeo. All'interno di questo lodevole progetto verrà ideato e sviluppato un innovativo modello di educazione per bambini in età prescolare nell'approccio alla scienza, che continuerà a servire gli educatori nella realizzazione di attività di divulgazione STEM attraverso divertenti spettacoli interattivi intitolati Piccoli Scienziati. TG Flash. È stato formalizzato il cambio di gestione nella società Castellier SRL di proprietà della città di Dignano. La carica di direttore di Castellier SRL è andata ad Andrea Manzin, mentre il comitato di sorveglianza è composto da Cristina Bursic, presidente, Marco Sciaric e Daniele Manzin. Il nuovo direttore è stato nominato per un periodo di 6 mesi, cioè fino all'attuazione del concorso. L'interessante programma rovignese del Baromus si conclude quest'anno con il Sudar Percussion Trio, che si presenterà al pubblico domani sotto la direzione artistica del percussionista Goran Gorsche, che sarà affiancato sul palco da Franco Sterbaz vibrafono e Luca Ivir marimba. Il Festival Baromus di quest'anno si svolge grazie al sostegno del Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia, della Regione Istriana, della città di Rovigno e del per il turismo della città di Rovigno. A Parenzo sono in corso i lavori alla bocciofila di Villanova, dove è in corso l'installazione luci a LED che consentiranno di giocare le partite anche la sera. Dopo che la ricostruzione e l'ampliamento della copertura del tetto esistente è stata completata, questo bocciofila sarà ora dotata di una nuova illuminazione a LED che ridurrà anche i costi dell'elettricità. Il completamento dei lavori è previsto fino al 16 agosto. Uno stop alle grandi navi a Venezia. Dal 1 agosto le grandi navi non possono più transitare davanti a San Marco e sul canale della Giudecca. Il governo Draghi ha previsto risarcimenti per le aziende che saranno danneggiate da questa decisione. Una botta grande per le navi da crociera, ma d'altro canto una spinta per il trasporto green. Ne abbiamo parlato con il leader mondiale del trasporto green, l'azienda Tema di Pola, che qui a casa nostra produce motori elettrici ed ibridi ecosostenibili per imbarcazioni e li vende in tutto il mondo. Il divieto di navigazione davanti a San Marco e sul canale della Giudecca è previsto per le navi con più di 25.000 tonnellate di stazza lorda, più di 180 metri di lunghezza, più di 35 metri di altezza e una produzione superiore allo 0,1% di zolfo. Le navi che non hanno queste caratteristiche e che dunque sono considerate sostenibili potranno continuare ad attraccare. Green dunque è la parola chiave della mobilità del futuro. Mobilità verde, pulita, ecosostenibile, elettrica. L'azienda Tema di Pola è il leader mondiale del trasporto green.
pioniere nella nautica ecosostenibile in Croazia, Tema da più di 30 anni costruisce motori elettrici ed ibridi di altissima qualità. Siamo conosciuti come azienda che fa quindi motori elettrici e ibridi per imbarcazioni professionali. Per professionali si intende quindi da un minimo, diciamo, di 10 metri fino a un massimo di 60-70 metri, che hanno dei motori che vanno fino a circa 1000-1500 kW. Attualmente qua stiamo finendo un sistema molto molto complesso, potrei dire che è il sistema più complesso mai fatto al mondo, sistema fatto da motori elettrici come principali motori di spinta e tutta un'elettronica, un cervello enorme che gestisce tutto il funzionamento della barca, e per questo motivo oggi sono arrivati dall'Italia dei nostri amici ospiti che vorrebbero vedere e provare, poi vedere se c'è la possibilità di applicare questi sistemi anche nelle loro imbarcazioni. Quanto interesse c'è per questi sistemi? L'interesse aumenta di giorno in giorno, c'è un interesse enorme e probabilmente con i fondi che arriveranno dall'Europa anche le vendite speriamo saranno molto grandi. Il nostro mercato principale è quello più vicino, quindi l'Italia, che è un mercato naturale per noi qui in Istria, ma ovviamente in tutto il mondo, abbiamo dal Pacifico, India, America, Stati Uniti, Argentina e così avanti. Quali sono i vantaggi di questi sistemi? Questo primo vantaggio ovviamente sono sistemi ecologici, quindi non c'è nessun tipo di inquinamento. Secondo vantaggio è che sono molto più efficienti rispetto ai motori diesel, e quindi questo sicuramente sarà il futuro nei prossimi 2, 3, 4, 10 anni. L'idea è quella di cominciare a guardarsi intorno per capire quale aziende sono un po' più avanti sull'elettrico, le applicazioni ideali per spingere sia le motonavi da lavoro che le barche, i mega yacht, e oggi la nostra presenza qui presso la Tema è proprio perché, essendo questa azienda leader già da anni in questo settore, siamo qui per capire i componenti e come applicare ciò che loro producono. E il nostro interesse è quello di tornare al verde, cominciando a piantare prima cosa degli alberi, poi noi ce la mettiamo tutta per evitare di, pure perché lavorando con il mare è nostro interesse mantenerlo sempre pulito come la terra e tutto quello che ci circonda. Sicuramente dobbiamo riflettere su questo con la massima attenzione. Nel luglio 2020 i leader europei hanno concordato un pacchetto inteso a contribuire alla ricostruzione dell'economia dell'Unione Europea. La transizione verde e la sostenibilità costituiscono le pietre angolari del piano per la ripresa e sono in linea con l'impegno assunto dai leader di costruire un'economia e una società a zero emissioni nette entro il 2050. È sicuramente anche per noi fornitori un'opportunità da cogliere, che è comunque un'opportunità molto importante che ci permette di rifare un passo, recuperare un po' di terreno e appunto sicuramente spingerci di più verso il green, cosa molto importante che necessita anche una sensibilizzazione maggiore da parte un po' di tutti noi sicuramente. I vantaggi, soprattutto comunque lavorando tanto col mare, comunque in un'epoca storica dove forse ci siamo dirottati più sull'inquinamento e quant'altro, ritornare a un green è sicuramente un obiettivo un po' di tutti, motivo per cui anche noi come importatori poi di motori diesel ci stiamo interfacciando a guardare, cercare di direzionarci sempre di più in un mercato maggiormente ecosostenibile. Questo infatti è un motivo anche della nostra visita odierna qua. È sicuramente un mercato potenziale molto molto importante, immagino, in crescita per questi nuovi motori elettrici abbinati anche all'ultima tecnologia sia in termini di materiali che di elettronica di controllo, eccetera. Come vede il futuro? Vedo sicuramente uno sviluppo, un incremento della propulsione elettrica nel breve e medio termine, senz'altro, che poi vedremo cosa succederà anche con l'idrogeno, con altre fonti di energia. Al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica, il settore dei trasporti deve fare la sua parte, garantendo soluzioni sane e a prezzi accessibili ai cittadini. Sicuramente nel prossimo futuro è sicuramente importantissimo per non inquinare, per non, no?
Sicuramente, sicuramente questo è un progetto che anche io sto portando avanti. Adesso devo fare un'altra motonave per un attimo arricchire la flotta e quindi con il professore mi conosco già da 10 anni e adesso finalmente cercheremo di costruire, di fare qualcosa assieme. Perché proprio tema? Tema semplicemente perché mi sono un po' informato e conoscendolo anche da 10 anni è un leader mondiale. Poi io sono di Pola, perché non collaborare con un nostro polesano? Con la transizione ai trasporti verdi, l'Unione Europea mira a creare imprese leader a livello mondiale in grado di servire un mercato globale in costante crescita. Quello che l'azienda polesana Tema sta facendo ormai da 30 anni. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Vi auguriamo una buona serata. Alla prossima!